Benvenuti a We Are FMI, la rubrica di informazione sulle attività della Federazione Motociclistica Italiana. E a proposito di attività federali, da questa edizione iniziamo ad occuparci delle attività sportive federali. E in questa puntata facciamo focus sul trial, sull'enduro, sul motocross, sul sidecar cross, sul motorally, sul quad. E lo facciamo parlandone direttamente con i coordinatori federali. E allora entriamo subito nel vivo accogliendo Damiano Cavalieri in collegamento con noi. E lui è il coordinatore del comitato Trial. Benvenuto Damiano e grazie di essere qui con noi a We Are FMI. Ciao, grazie a voi dell'invito. Nelle scorse settimane sei diventato nuovo coordinatore del comitato Trial. Insomma, un grande appassionato impegnato in una disciplina davvero molto appassionante. Sì, ho avuto la fortuna, la possibilità di essere nominato, quindi di essere incaricato da parte del presidente della federazione in questo delicato ruolo. Come hai anticipato tu, la forte passione mi ha spinto ad accettare e di mettermi in gioco per questa ulteriore sfida. Allora, concentriamoci sui programmi a medio e lungo termine proprio per far crescere questa disciplina. Ma allora, il nuovo comitato è stato formato proprio con l'obiettivo e con gli incarichi di lavorare su tre temi principali. Anzitutto lavorare sui più giovani. Quindi il nostro obiettivo è puntare molto sulla parte chiamata cosiddetta mini trial, non dimenticando i più giovani che si stanno avvicinando soprattutto alla parte internazionale, diciamo alle competizioni internazionali. È un tema su cui credo fortemente e su cui è stata inserita una figura tecnica che seguirà proprio nello specifico la parte dei più giovani. Altro punto su cui puntiamo e creiamo fortemente è il comparto femminile, dove sicuramente bisognerà lavorare, sicuramente bisognerà investire risorse e tempo, però sono sicuro che c'è e ci potranno essere delle belle soddisfazioni. Ultimo punto, ma non da meno, è il lavoro proprio con i club, nel senso il dialogo con la parte club e le figure che sono poi a loro collegate, quindi dai tracciatori agli organizzatori e agli AZT. Quindi quelli che in gergo magari vengono definiti giudici di zona sono poi un altro punto su cui stiamo lavorando tanto e come comitato abbiamo anche qui inserito una figura di riferimento proprio perché li seguirà e seguirà il percorso di miglioramento dove possibile proprio della parte degli AZT. E infatti a proposito di novità introdotte proprio a partire da questa stagione, approfondiamo l'argomento. In realtà poi le novità sono tante. Allora queste erano quelle dove abbiamo lavorato come comitato, dove andremo ad investire con un progetto a medio e lungo termine, quindi sulla parte soprattutto dei giovani, come dicevo, del comparto femminile. Le novità in realtà poi sono molte, perché da quest'anno ci sarà tutta una nuova struttura logistica, quindi ci sarà un cambio di immagine da un punto di vista proprio di segreteria, di gestione, direzione gara, ma soprattutto c'è l'introduzione del nuovo software per la gestione delle classifiche, quindi anche qui abbiamo un'ulteriore novità. Abbiamo adottato un software, diciamo attraverso una software house spagnola, dove riusciamo a gestire tutto quello che saranno le classifiche di gare, di campionato, attraverso un terminalino, quindi non più con l'uso del cartellino come si usava in maniera canonica, ma appunto attraverso un chip che è delle dimensioni di una moneta di 2 euro, dove saranno poi racchiuse anche tutte le informazioni del pilota. Nelle novità appunto, oltre al software, ci sarà questo collegamento, questa interazione tra il software per le classifiche e la nostra piattaforma già in uso a livello federale, quindi il Sigma, dove anche qui con l'ulteriore novità dell'inserimento del numero fisso, i piloti di fatto potranno spaziare a livello di campionati territoriali, quindi regionali, trofeo centro-sud, campionato italiano e quant'altro, sempre utilizzando il proprio numero e sempre utilizzando la stessa piattaforma, quindi una nuova struttura più snella, più dinamica e anche più comoda, diciamo, a fronte delle nuove tecnologie. Quindi tutto sarà poi ricollegato, come ormai questi oggetti di comune uso, quindi con un'app da qualsiasi parte, un pilota, un atleta, un genitore, un supporter, chiunque può andare a leggere questi dati e insomma avere rapporto diretto. Quindi questa è una forse delle novità più importanti da un punto di vista tecnico. Punto importante e fondamentale è il rapporto con gli organizzatori ed anche con i motoclub. Sì, assolutamente sì. La parte è
uno degli elementi anche qui su cui il focus si punta il focus, perché ritengo sia importante ritornare a un dialogo diretto, non che mancasse assolutamente, però ritengo che la situazione, soprattutto quella pandemica, quella che si è purtroppo che si è abbattuta in quest'ultimo anno, ha accentuato alcune situazioni, alcune criticità. Quindi l'obiettivo è quello di tornare a un dialogo mirato, club per club, e soprattutto andare a lavorare con loro in prospettiva competitiva, diciamo, delle gare che andranno a organizzare. Quindi non attendere o comunque attendere, diciamo, la candidatura a gara e poi dialogare, ma cercare di dialogare prima per quanto riguarda la parte, diciamo, competitiva, la parte gare, e affrontare eventualmente prima una situazione. Dall'altra, il dialogo col territorio serve anche per coinvolgere i club e i comitati, perché giustamente i club devono comunque a loro volta dialogare con i propri comitati. Dovrebbe esserci, diciamo, il giusto passaggio, la giusta evoluzione. Grazie Damiano Cavalieri, coordinatore del Comitato Trial, di essere stato qui con noi. E Grazie a voi per la disponibilità. adesso parliamo di Enduro. In collegamento ci ha raggiunto Franco Gualdi, il coordinatore del Comitato Enduro. E allora Franco, grazie di essere qui con noi e benvenuto a We Are FMI. Sì, grazie a voi e buongiorno a tutti. Dunque, Franco, la stagione agonistica dell'Enduro è già partita, quindi è interessante proprio iniziare a fare un primo bilancio. Effettivamente siamo riusciti a partire anche con delle difficoltà, perché sappiamo che la situazione non è delle migliori, però siamo partiti col botto, scusate il termine. In quanto siamo partiti con tutti i campionati più importanti, ovvero gli assoluti, l'Under Senior e il Major, che sono i tre campionati maggiori insieme all'importantissimo Mini Enduro, ma che partirà più avanti. Siamo riusciti a partire con una gara di ogni campionato e la sorpresa, diciamo la piacevole sorpresa di queste prime tre manifestazioni è stato il numero incredibile dei piloti che hanno partecipato, che si sono iscritti a queste gare. Credo che sia, io per fortuna ho una certa età e una certa esperienza, ma questi numeri io non li ho mai visti. E si parla sempre, ma c'è il calo, iscritti, licenziati, eccetera, eccetera. In questo momento, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, ognuno ha il suo perché, ma abbiamo dei numeri incredibili e c'è una voglia di enduro che a me personalmente dà una soddisfazione enorme. Franco, illustraci quali sono i programmi per questa stagione, ma anche per il prossimo futuro. Allora, i programmi di quest'anno, diciamo che, come dicevo prima, hanno già superato, no, la nostra speranza, che è quella sempre di comunque di mantenere il livello a cui siamo abituati, sia come il numero di partecipanti, eccetera. E che comunque rimane l'obiettivo principale, no? Cercare di fare delle manifestazioni che accontenti i piloti, perché diciamolo chiaro, l'enduro è uno sport comunque individuale e che comunque, se andiamo a togliere i primi piloti degli assoluti, i primi piloti dell'under, tutti gli altri piloti sono dei signori amatori, cioè io li chiamo amatori, ma vanno fortissimo anche loro, però l'80% dei partecipanti all'enduro è gente che vuole divertirsi facendo gare belle. E lo scopo nostro è quello di riuscire a mantenere un buon livello di manifestazioni, di qualità anche nella manifestazione, per cui è un programma a breve termine, nel senso che lo vediamo nel 2021, ma deve essere anche il futuro, cioè continuare a dare sempre più piacere a chi partecipa all'enduro, senza nulla togliere al discorso tecnico che va ad appagare i piloti, diciamo, professionisti che poi andranno a rappresentare l'Italia per l'Europa e per il mondo, il nostro amato enduro. Per cui è un programma a lungo termine, ma che è già da un po' di anni che è partito e ad oggi non voglio dire che siamo al massimo dei livelli, perché il massimo non si raggiungerà mai. Il problema è mantenere lo stato attuale dell'enduro, cioè mantenere, stiamo facendo delle gare veramente belle e non è facile mantenerle. Era stato più facile da un po' di anni a costruire il tutto ed arrivare dove siamo arrivati. Adesso mantenerlo sarà la sfida del domani.
È una bellissima sfida. Adesso focus sulle novità del campionato 2021. Grosse novità, come ho detto, io penso che siamo a un livello quasi ottimale, no? Per cui anche quest'anno c'è qualche correzione, ma che non ha un significato importante. Una novità grossissima che poi anche le altre discipline ci hanno copiato, tra virgolette, è il discorso del ranking. Noi abbiamo messo in fila circa 5.000 atleti, dal primo ad arrivare a quello che occupa l'ultima posizione, li abbiamo messi in fila per capacità. Questo ci permette ogni anno di, uso un termine tecnico, di fare la carburazione sui campionati per definire dove finisce un campionato, dove parte un altro campionato, dividerlo nelle categorie in modo equo, e è uno strumento importantissimo per i campionati, per l'attività territoriale, per i campionati regionali, perché anche lì c'è lo stesso discorso, cioè ci sono quei 3-4 campioni nella regione che vincerebbero tutto, allora vengono messi in una categoria e questo lo fa questo ranking. Nelle altre categorie ci sono quei bravissimi amatori che si sfidano tra di loro. Ecco, questo è uno strumento che è nato nell'enduro un po' di anni fa e continua sempre ad essere utilizzato sempre in maggior modo anche dall'attività territoriale. Questa non è più una novità, ma è stata un lavoro incredibile. Come ci hai spiegato prima, l'enduro è una disciplina individuale, ma l'organizzazione è un gioco di squadra in cui proprio i motoclub hanno un ruolo fondamentale. E questo cioè, hai fatto bene a farmi questa domanda, nel senso che l'enduro credo che sia la disciplina dove il motoclub sia la parte più importante, no? Perché comunque i piloti devono comunque essere seguiti sui campi di gara da un'organizzazione che li assista nei controlli orari, nelle prove speciali, per cui di per sé è uno sport individuale, ma che ha bisogno comunque di, a parte i meccanici, che chiaramente questo serve dappertutto, ma anche di persone che veramente danno una mano, no? A questi piloti nello svolgimento della loro manifestazione, la preparazione il giorno prima della tabella di marcia, tenere i controlli orari, e questo per quello che riguarda il pilota. Ma dove senza motoclub non si andrebbe da nessuna parte è nell'organizzazione delle gare. Oggi abbiamo visto con le prime 3 gare fatte quest'anno, con le problematiche che ci sono, i motoclub sono stati grandissimi. Si sono impegnati molto di più di quello che si può chiedere a una persona o a un gruppo. Certo è che anche qui abbiamo raggiunto un livello di un gruppo di lavoro tra motoclub, tra federazione, comitato, tra promotore, che non dimentichiamo che il promotore oggi dell'enduro non è solo, tra virgolette, un promotore, che è quello che si chiede normalmente ai promotori, ma è un organizzatore, è un gruppo di lavoro veramente, ripeto, tra tutti questi fattori siamo una squadra eccezionale. Sono appena tornato dal campionato italiano Major e cioè il problema risolto da un insieme di cose, per cui promotore, FMI, organizzatori, piloti, tutto, fermo restando che la parte più alta ci metto il motoclub. Senza motoclub l'enduro non esiste, senza tutti questi volontari appassionati, fanno cose incredibili. Colgo anche l'occasione per ringraziare chi ha organizzato negli anni scorsi, chi ha organizzato in questo momento con queste difficoltà. Sono veramente dei tenaci, sono degli enduristi, ecco, questi organizzatori sono degli enduristi, non mollano mai e sono bravissimi. Senza di loro non possiamo fare enduro. Prima di salutarci, Franco, non possiamo non parlare di un evento importantissimo per il mondo dell'enduro. Sì, ecco, non scordiamoci che il nostro mondo dell'enduro nella sua annualità c'ha anche la 6 giorni internazionale, che è una delle gare più antiche del mondo, che raggruppa tantissime federazioni e che lì è veramente al contrario, diventa un gioco di squadra, è una gara cioè bellissima, fantastica, che dura 6 giorni, e quest'anno abbiamo
la gioia di poterla organizzare in Italia, in Lombardia, col motoclub Pavia, il motoclub Alfieri, altri motoclub, per cui ecco che passiamo dallo sport individuale a una gara a squadre veramente dove tutti vogliono indossare la maglia azzurra, e l'appuntamento per tutti è a fine agosto di quest'anno, per cui anche questo è un'altra cosa che mi rende orgoglioso di essere un endurista. Grazie Franco per essere stato qui con noi, ovviamente ti aspettiamo per altri aggiornamenti proprio sul mondo dell'enduro. Benissimo, benissimo, grazie a voi, alla prossima. E adesso parliamo di motorelli, quad e sidecar cross, e lo facciamo grazie al coordinatore del comitato motorelli e comitato quad e sidecar cross, Antonio Assirelli, in collegamento qui con noi. E allora benvenuto Antonio a We Are FMI. Grazie a voi di avermi interpellato, e sono a vostra completa disposizione. Con te, Antonio, si parla di più discipline, sempre tutte molto appassionanti. E allora, quali sono le novità per questo 2021? Allora, io direi, Daniela, se sei d'accordo, partiamo con i quad, visto che è un campionato, l'abbiamo già chiuso, già abbiamo i primi campioni italiani, e sto parlando del Supermare Quad Cross. E appunto, come ho detto, abbiamo già segnato il primo titolo nella Quicksun a Paolo Galizzi e nella Sport a Eddie Ghizzo. Sono state tre gare veramente divertenti, belle, un numero giusto di piloti, e diciamo che il primo campionato, se era la prova, banco di prova per tutta la stagione, è andata bene. A breve inizieremo i nuovi campionati, ti parlo quello del quad cross e quello del racing. Stiamo lavorando in maniera diversa, speriamo di aumentare il nostro obiettivo nel 2021, è aumentare il numero degli iscritti e cercare di portare avanti in armonia e un qualcosa di che sia veramente bello. Stiamo rivalutando nel mondo dei quad di reinserire i side by side. Noi, ti ricordo Daniele, che noi siamo stati i primi rispetto anche alla FIMA a inserire side by side con la licenza da moto. Poi abbiamo avuto un periodo dove i partecipanti erano troppo pochi per poter continuare in questa avventura, ma sembra che in questo momento si stia ricreando un bel gruppo, fanno spettacolo, tira pubblico quando il pubblico potrà venire. Motorelli, in questi anni abbiamo lavorato soprattutto per la sicurezza dei piloti. Ti ricordo la novità grande che abbiamo noi, ma soprattutto utile, che ormai non potremo più farne a meno, è la tracciatura dei piloti, il monitoraggio attivo dei piloti. È diventata una cosa essenziale in questa disciplina, appunto perché non puoi avere una gestione visiva e la devi avere tramite una strumentazione elettronica tipo i Trax. Noi, grazie a quello, riusciamo appunto a seguire i piloti in tutti i lunghi sentieri, in tutto il programma di gara. Sidecar Cross, abbiamo in programma anche una giornata che lo dedicheremo al Sidecar Cross, una giornata che appena si potrà fare la organizzeremo, dove metteremo due sidecar a disposizione e chi volesse provare l'avventura, l'emozione di guidare, siamo lì apposta con dei tecnici per portare avanti anche questa disciplina, per farla fare conoscere a tutti. Per quanto riguarda il motorelli c'è un'altra novità molto importante. Proprio nel motorelli cominciamo a avere grande interesse anche da parte delle case costruttrici, tant'è vero che partirà nel 2021 anche un challenger della Yamaha con la Teneré, ed è un qualcosa di importante. Oltre già al Challenger Beta che abbiamo da anni, che con grande successo sta andando avanti. Ma la novità più grande è che inizieremo, ed è la prima volta nel 2021, che porteremo a navigare piloti non solo con roadbook in carta, ma anche con le tracce, con waypoint e le tracce in GPS. È un esperimento che stiamo facendo, ma più che esperimento siamo convinti che il futuro possa essere proprio la navigazione solo con le tracce, o se non sarà solo quello, ma avrà un grande interesse.
Questa novità che tutte le nostre gare sono Dakar Series, cioè sarà presente l'ASO, l'organizzatore della Dakar, e premio finale ci sarà un'iscrizione alla Dakar. Perciò è molto importante questo, ma è anche molto importante che strutture tipo l'ASO si sia avvicinato al campionato italiano FMI. È un qualcosa di un fiore all'occhiello, qualcosa di molto importante. Fondamentale ovviamente è il rapporto con i motoclub. Sì, io sono tantissimi anni che faccio il coordinatore e ho sempre lavorato in modo che il motoclub fosse gratificato al massimo per la fatica e per lo sforzo che faceva, perché non è poco l'impegno di un motoclub, considerando che per organizzare un Motorelli ci vogliono 8-9 mesi. Sono 8-9 mesi dove il motoclub è veramente impegnato in maniera eccezionale. Ma anche tutte le altre gare, se non è un buon motoclub, non riesce mai. Perciò il motoclub è la colonna portante di tutto questo gioco. Grazie Antonio per essere stato qui con noi a We Are FMI. Grazie a voi, è sempre un piacere incontrarti e parlare con voi. Parliamo adesso di motocross. In collegamento con noi ci ha raggiunto Roberto Rustichelli, il coordinatore del comitato motocross. E allora grazie Roberto per essere qui con noi a We Are FMI. Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli appassionati di moto e di motocross nello specifico. La stagione del motocross è iniziata a fine febbraio con gli internazionali d'Italia. E allora, grazie alla tua presenza, facciamo un bilancio. Sì, abbiamo appena archiviato il campionato, le prime tre prove che si sono svolte nell'ordine a Riola, ad Alghero e poi la terza conclusiva a Mantova. Considerando la situazione che ci accompagna in questo inizio di stagione, devo dire che siamo andati bene sia dal punto di vista di partecipanti che di livello dei piloti in pista, perché abbiamo comunque avuto ottime partecipazioni di piloti ufficiali, quindi nonostante l'assenza forzata di Cairoli, che comunque è la nostra bandiera e quindi crea tantissimo interesse, abbiamo avuto comunque degli ex campioni del mondo, dei team ufficiali, quindi siamo soddisfatti di quello che sono stati gli internazionali. Il prossimo weekend inizierà anche l'attività nazionale, quindi i campionati italiani, quindi da qui al prossimo, cioè dal prossimo fine settimana la stagione entra nel vivo a tutti gli effetti. Verissimo, ad anticipare tutti questi appuntamenti c'è stato il collegiale femminile di motocross a Salso Maggiore, un appuntamento davvero molto importante che ha evidenziato ancora una volta l'impegno della Federazione Motociclistica Italiana a favore del sostegno dell'attività femminile nel mondo delle due ruote. Sì, sulla scia di quello che era già stato fatto per l'enduro, perché di fatto avevamo registrato dei consensi, ottimi consensi da parte dei nostri colleghi enduro che hanno già portato a termine un paio di collegiali, e quindi ci siamo detti che sicuramente i tempi erano maturi anche per affrontarlo nel motocross, e il weekend scorso è stata un'esperienza bellissima, una partecipazione molto eterogenea sia di livello che di età, ma con il fattore comune, no? di voler imparare, andare in moto in sicurezza in pista, e quindi è stata un'esperienza molto bella, grazie alla spinta della nostra commissione femminile e il supporto del settore tecnico, che ci ha permesso di partire con il primo semino che speriamo di coltivare durante l'anno in ottica di crescita di utenza femminile. Torniamo a concentrarci sulla stagione 2021 e sulle novità. L'abbiamo considerato come un anno di transizione, perché c'erano quindi appena stato il cambio, diciamo, di gestione in alcune funzioni di Federmoto. È un anno dove il Covid non ci ha ancora mollato, e quindi è stato un anno più di aggiustamenti piuttosto che di stravolgimenti. L'unico cambiamento, direi, importante, degno di nota, è la formula Prestige, del campionato italiano Prestige, dove quindi i piloti non parteciperanno più per
livello di ranking, ma come avveniva in passato li abbiamo riaccorpati per cilindrate, quindi MX1 e MX2 corrono tra di loro e poi verranno estrapolate le classifiche di campionato a seconda dei ranking, quindi con Elite e Fast che hanno una premiazione a parte. Però abbiamo rimesso in pista stesse moto nello stesso momento. L'organizzazione è sempre fondamentale, quindi anche con te Roberto parliamo dell'importanza dei motoclub. Il rapporto con i motoclub è fondamentale, magari se ne parla troppo poco, l'utenza non riesce a rendersi conto del fatto che noi senza motoclub avremmo delle grossissime difficoltà ad organizzare manifestazioni agonistiche piuttosto che a permettere gli allenamenti. Quindi oggi più che mai l'organizzatore motoclub, anche in questa situazione quindi di pandemia, ha un livello organizzativo richiesto elevatissimo, sostiene costi e responsabilità molto molto importanti. Quindi se non ci fossero loro, tutto quello di cui stiamo parlando io credo, temo che non sarebbe possibile. Quindi mi piacerebbe riuscire a far rendere conto all'utenza e ai piloti di quanto questo tassello sia determinante per il proseguo e per la crescita della nostra attività, come altri, ma anche questo è fondamentale. Approfitto per ringraziarli del lavoro che stanno facendo. E in conclusione rivolgiamo l'attenzione proprio al mondo giovanile del motocross. Sì, io vengo da quel mondo nel mandato precedente, quindi avevo gestito la parte junior, quindi il gruppo di lavoro che è stato fortemente creato da Federmoto, no? con l'obiettivo di aumentare l'utenza e insieme al settore tecnico raggiungere risultati di alto livello. Quindi i risultati sono significati podi mondiali piuttosto che la vittoria del campionato mondiale junior, sia individuale che di squadra ad Arco di Trento nel 2019. Quindi sul mondo junior di lavoro ce n'è tantissimo e siamo orgogliosi del fatto che abbiamo potuto sostituire la mia figura con una figura ancora più, secondo me, capace ed autorevole, che è Andrea Bartolini, quindi un ex campione del mondo di motocross che ha anche lavorato in passato con i ragazzi, e quindi riteniamo di aver creato un ulteriore valore aggiunto a quel mondo che ci permette di crescere sia come utenza che come livello agonistico. Stiamo registrando dall'anno scorso partecipazione di molti stranieri al campionato italiano junior che si tesserano in Italia per venire a partecipare all'italiano junior, quindi questo ci conforta perché vuol dire che le nazioni a noi vicine si sono rese conto che sia a livello di tasso tecnico che di standard organizzativo in Italia c'è un movimento junior sano e che merita di essere frequentato. Ovviamente buon lavoro e grazie di essere stato qui con noi a We Are FMA. Grazie a voi, vi ringrazio veramente per l'invito, un saluto a tutti gli appassionati, sperando di poterli rivedere presto in pista, tra qualche mese. Continueremo a parlare di attività sportive federali, ma siamo arrivati al termine di questa puntata e prima di salutarvi vi ricordo che aprile è un mese molto importante per la Federazione Motociclistica Italiana, perché ricorrono i 110 anni della FMI e anche noi di We Are FMI avremo modo di festeggiare la ricorrenza in maniera molto speciale. In conclusione, come sempre, l'invito è a consultare regolarmente le pagine social della federazione e il sito www.federmoto.it per essere sempre aggiornati e informati su tutte le attività della Federazione Motociclistica Italiana.